Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. I distretti urbani del commercio possono rappresentare uno strumento di fondamentale importanza nella fase di progressiva ripresa delle attività economiche a seguito del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, al fine di supportare il commercio di prossimità e attuare politiche organiche di sostegno alle piccole imprese e alle comunità locali. Per questo, promossa dall'Assessorato allo Sviluppo Economico su proposta della sezione commercio, la Giunta regionale, raccogliendo le sollecitazioni giunte in tal senso dalle organizzazioni di categoria del commercio e dagli enti locali, ha deliberato di riconoscere a questi strumenti maggiore flessibilità in modo da consentire che tutti gli interventi previsti nell'ambito dei distretti urbani possano essere estesi anche agli esercizi di vicinato che si trovano al di fuori del perimetro del DUC, arrivando a coinvolgere quindi tutto il territorio comunale. Sotto altro profilo si è consentito di rimodulare il piano spese presentato in sede di candidatura, puntando alla riapertura degli esercizi di vicinato anche attraverso un contributo una tantum a fondo perduto per le attività commerciali commisurato alla dimensione del locale commerciale artigianale, iniziativa Alziamo le Serrande. Si potrà procedere anche con un bando per l'assegnazione di risorse destinate alla messa in sicurezza, adeguamento dei locali e ai protocolli sanitari o per servizi innovativi finalizzati ad una più efficace gestione dei servizi a domicilio o take away. Il governo regionale quindi, con la delibera in oggetto, dimostra di voler investire ancora in termini di fiducia sui DUC come elemento in grado di sostenere soprattutto il commercio di vicinato e di prossimità in vista della riapertura delle attività dopo il periodo di chiusura totale imposto dal diffondersi dell'epidemia sul territorio.